Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova puntata qui dall'isola di Creta. Oggi vi faccio vedere un pochino il resort dove siamo con tanti piccoli gattini. Ed ora partiamo per Agios Nikolaos. Siamo arrivati nella città di Agios Nikolaos, che vuol dire San Nicola, come il mio nome. Facciamo un piccolo tour della frazione e oggi andremo sull'isola di Spinalonga, l'ultimo lebbrosario di Europa. Nulla a che vedere con Chris Island, ma anche questo Agios Nikolaos è molto molto carino. Ma quando mai nei porti italiani ci sogniamo un'acqua così cristallina? Iced tea, un goccino anche a me, dai. Mi prendo cura di mio marito. Bello fresco. Alle mie spalle potete intravedere il lago al centro di Agios Nikolaos. Questo lago ha la particolarità di essere collegato direttamente al mare, quindi è un lago salato. Siamo sull'imbarcazione Ostrea, ci porterà a Spinalonga. C'è molto vento qua, il microfono però dovrebbe funzionare al meglio. Si sta da Dio! Siamo al ponte inferiore, ma c'è decisamente meno aria, si sta meglio sopra. Ora vi faccio vedere l'isola di Spinalonga, sede dell'ultimo lebbrosario d'Europa. Dopo un breve pranzo a bordo della motonave Ostrea, scendiamo sull'isola di Spinalonga. Per chi volesse venire sull'isola c'è un ticket aggiuntivo di 8 euro, ma ne vale assolutamente la pena. Sto per entrare nel primo tunnel che vi farò vedere, che porta dentro la città di Spinalonga. Vi ricordo che è la sede dell'ultimo lebbrosario presente in Europa. Ovviamente fa impressione pensare che qui fosse l'ultima sede del lebbrosario,
però hanno tutto un po' rimodernato l'aspetto, comunque è sempre diroccato. Proprio tutto abbandonato. Guardate alle mie spalle come erano fatti una volta i tetti, ci sono tutti i travetti di legno, meglio non avventurarsi oltre. Veramente sembra di essere proprio ai tempi della prima guerra mondiale, come se questo paese effettivamente fosse stato bombardato. Si possono vedere esclusivamente dei ruderi che in parte sono stati strutturati, ma fa proprio un'impressione di essere in una città abbandonata. Guardate cosa c'è alle mie spalle. Cosa veramente unica nel suo genere, ne valsa veramente la pena. Ma noi ci vediamo a un prossimo video.